Maria, butta la chiave da questa splendida piazza grande di Arezzo, dove è stato girato tantissime scene della Vita è Bella, inizia il percorso della Via Clanis, che stamani assieme a Tania e Patrizia inizieremo ad affrontare la prima tappa fino a Castiglion Fiorentino e vi sarà raccontata in questa avventura. Intanto ammirate un po' la bellezza. Stiamo scendendo per i vicoli della città e stiamo per lasciare Arezzo per avventurarci nella Via Romea che ci accompagnerà nella prima tappa. Arriviamo a Santa Maria delle Grazie, un gioiello che è alle porte della città e di qui abbandoneremo poi la città per entrare nella Via Romea. Ci avviciniamo a Villalba, dove ci sarà un punto di accoglienza per i pellegrini della Via Romea e dopo dovremo fare la salita verso Sargiano per poi aggrapparsi alla montagna che vedrete di montagna, al monte. Questa è Villalba, come vi ho detto, qui abbiamo la sede di Appia Delibero e che è anche un ostello per i viandanti, i camminatori, sia della Via Romea che della Francesca Toscana. Elena, che mi registri la musichina. Ecco la Patrizia che sale con il sorriso, quindi vuol dire che non è faticosa la salita. Eccoci al bivio per il convento di Sargiano, questo muro cinta il parco di Lecci, uno dei unici in Italia a protezione di una pianta che sta scomparendo. Purtroppo il convento è in abbandono, speriamo che non venga lasciato troppo in abbandono. Ora faremo un selfie con tutti. Io fatto. Eccoci tutti noi che abbiamo voglia di continuare. Salutiamo Arezzo, veramente la Via Clanis volta le spalle ad Arezzo, è l'ultima veduta e fra un poco ci affacceremo nella Via Clanis, nella Chiana, nella Val di Chiana. Attenzione, siamo in mezzo alla natura bellissima, c'è il cartello della Via Germanica Romana e anche la Via Clanis. Sono i primi cartelli, ma ora li faranno più belli, più chiari, ma intanto accontentiamoci di questi. Un po' di percorso dalla bellissima natura che abbiamo qui, è un bosco che anche d'estate è molto fresco e guardate che bellezza. Si prosegue, un po' di fango per le piogge di ieri, vediamo come passano le donne nel fango, così lezione di passaggio nel fango. La Patrizia con l'arancio in mano e la Silvana, benissimo, guardate, questa è la tecnica giusta. Una parte di bosco meravigliosa, guardate che stupendo passaggio. Il gruppo procede allegramente perché il percorso è veramente bello. Finita la salita, ci si sta godendo un percorso in mezzo al bosco bellissimo. Diverso da quello che avevo fatto l'altra volta. Questo mammi, io stamattina gli dico la salita di mammi, gli spieghi qual è? Sì, ora stiamo scendendo verso Sant'Andrea Pigli in questo bellissimo bosco. La salita è fatta, ve l'abbiamo detto. Fra un poco, un bel poco arriveremo a mangiare al rifugio La Sassaia. alla Sassaia. E ora spiegherò cos'è la salita di Mammi che nel cammino non si fa. E come promesso, eccovi qui il panorama della Val di Chiana che dà il nome alla Via Clanis. Quassù c'è
Lignano, e questa è la chiesetta di San Clemente, immersa proprio dentro la natura, una chiesettina bellissima. Fra poco ci sarà Sant'Andrea Pigli. In cima a questa salitina troviamo un cartello, via antica, via di Romea. Quindi il sentiero, dopo una bella salitina, riprende a scendere. Senti che ti manca il fiato. Ancora un bellissimo passaggio su un ambiente boschivo bellissimo. Il percorso è veramente molto bello, a parte una salita dopo Sargiano è abbastanza facile, c'è qualche pezzo in discesa ripida, ma credo che sia un percorso adatto a tutti, non ci sono né difficoltà di nessun genere. Quindi venite a percorrere la via Romea. Guardate che bellissimi ruscelli, anche cascatelle, ponticelli. Un ambiente da favola, via. Altro panorama della Valdichiana, ancora più ampia. Guardate che splendore. Bella quella chiesa là. Aspetta, anch'io mi sposto. Siamo al castello di Policiano, un rudere purtroppo è un po' pericolante, quindi è meglio non avvicinarsi, rispettare le regole e non rischiare niente. Guardate che splendore di passaggi, con muri a secco che ti accompagnano. Bellissimo, un bellissimo ambiente, bellissima tappa, che ancora non è finita naturalmente, quindi le sorprese ancora ci attendono. E anche le salite, Maremma ha detto hanno finite le salite, invece ancora un'altra salitella, ma questa è una salitella, via. Si notava il basolato, sicuramente sarà antico perché questa è una via Romea germanica di antica origine. Addirittura più avanti proprio un archeologa tempo fa ci fece vedere proprio un antichissimo tempio anche romano. Bellissimo. Dopo 17 chilometri eccoci al rifugio della Sassaia, un rifugio gestito da Giovanni che accoglie tutti, un rifugio donativo ricavato da un'antica chiesa bellissima. È una chiesa dell'XI secolo e lui accoglie tutti con una dolcezza infinita. Entriamo nel piazzale, abbiamo fatto appena una salitina. Però bello qui il percorso, molto bello, la fatica ripagata veramente dalla bellezza del percorso. Eccolo qua, l'entrata dell'ostello con Virio che ora ci chiama Giovanni. Eccolo qua Giovanni fra un poco. Sono Piscia la Mollica. Ecco Giovanni che ci sta spiegando del menù che ha preparato per noi pellegrini. E ho bisogno, sì, per mangiare fuori. Vedi, ci ho provato, mi sono sporcato anche la camicia. No, ma ci ho da tirare fuori quel tavolo. No, è un cestato. Ecco ragazzi, cacio e pepe. No, no, è la briciole di pane. E i bricioli di pane, sì. Guardate che pasta asciutta canta, da quanto è buona. Sono pisci, non c'hai la croce, però va bene uguale. Anzi, te faccio la storia della croce, guarda. E anche questo è il cammino con l'ospitaliero. Ne ho messi due.
Lasciamo a malincuore il rifugio della Sassaia, riprendiamo il nostro cammino che sale ancora un poco e qui ci sarà subito il bivio a destra. Tutta salita direte? No, no, no. Io filmo solo in salita per far vedere che un po' di fatica la facciamo, ma non è vero. Abbiamo fatto una bellissima pausa con pasta asciutta e carne qui a destra. Seguiamo sempre la Via Romea in un bellissimo percorso Livi. Ecco, tra le cose divertenti dei cammini, gli attraversamenti dei guadi. Ora vediamo un po' se qualcheduno... la Sonia! Meno male che non ha la macchina, sennò la bagniamo tutti. Ecco Virio, guardiamo. Ma sono le cose divertenti dei cammini questi, ragazzi. Anche se ci si bagna, non succede niente. Com'è? Lanciare le bacchette da Silvano. Ecco, la bacchetta? Sì, grazie. Comunque il divertimento è anche bagnarsi un piede, fra un pochettino è asciutto, con le scarpe in Gore-Tex. Fra un pochettino è asciutto. Ecco la Patrizia. Perché entra da sopra. E ora io naturalmente non mi autofilmo perché... Aspetta. Mi ricattano, vorranno filmare loro. Sì, ci siamo. Ci siamo, Castiglion Fiorentino è qui, siamo agli ultimi metri prima di entrare nel centro storico. Beh, è stato un giro veramente molto bello. Mi scuso, i filmati saranno, è la prima volta che filmo, quindi prendete quello che viene. È stata una bellissima avventura, i compagni di viaggio sono stati meravigliosi, compagnia eccezionale. Percorso molto molto bello. È stato modificato una parte che l'ha reso un pochettino più impegnativo, però ne vale la pena. Si entra in degli ambienti molto belli, molto boschivi e anche freschi per l'estate. Oggi la giornata ci ha ringraziato perché non ha piovuto e poi è stata una giornata calda, relativamente calda, quindi tutto bene. Ecco la salita per il centro, fra poco entreremo nella porta, sentiamo dopo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati in pieno centro storico, ora percorreremo insieme. Vieni. Sto qui Giancarlo, dai. Ci sono stata l'altro giorno qui. Vabbè. Siamo dentro, guardiamo la bellissima Castiglion Fiorentino. Andremo in piazza dove faremo l'ultima foto dell'arrivo della tappa. Le ragazze sono fresche come nel rosa, Virio non se ne parla neanche, lui è un ramoscello d'olivo. Io sono tutto a posto, non ho preso neanche il caffè, mi hanno sopportato anche senza caffè, compagni di viaggio. Per chi mi conosce sa che è una cosa impossibile. Ormai. Ecco la bellissima chiesa tutta di mattoni. Chiesa della Santissima Annunziata. Beh, veramente l'arrivo di ogni tappa è un po' un'emozione, ragazzi. Pensare che abbiamo fatto 20 più chilometri, 20, quasi 27. È un'emozione pensare che il cammino ti fa percorrere dei percorsi così stupendi, incontrare persone che non ho filmato, che ti raccontano due cose e che ti caricano.
Stiamo salendo, manca poco la piazza. Ancora le credenziali non sono pronte, non sono pronti i timbri, però quando questi saranno pronti credo che sarà una bellissima cosa per un cammino veramente bello. Questa, ripeto, è la prima tappa. Prossimamente partiremo di qui per raggiungere Cortona. Anche quella credo che sarà emozionante, le celle di Cortona. Sarà bellissimo poter arrivare a Cortona. Canteremo la famosa canzone Paese mio che stai sulla collina. E quindi eccoci qui, ancora pochi passi, un ultimo sforzo per poter dire arrivati, fare un salto di gioia. Il cammino anche questo, essere un po' mezzi matti, essere un po' giocosi, un po' folli. Eccoci qua, la luce della piazza. Sono le 5, la Tania mi aiuta, mi supporta nella cronaca. Bello, bello, un'emozione unica. Ragazzi, venite, il cammino della via Clanis vi aspetta. Ed ecco qui la piazza centrale, ragazzi. Vale la pena, ecco anche la Tania conferma. Piena di macchine, purtroppo, questa bellissima piazza. Sushi sarà la salita verso il castello, dove c'è un panorama stupendo. Intanto guardiamo le logge, dove anche di qua c'è un panorama stupendo. Eccoci qua. Ragazzi, fine del primo tratto della via Clanis, bellissimo, da Arezzo fino a Castiglion Fiorentino. Alla prossima, ciao a tutti!